Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio parlare della borsa che sto utilizzando in questo momento, farvi una piccola recensione e anche un what's in my bag, ovvero cosa c'è nella mia borsa. Allora, diciamo che questa borsa non la userò ancora per molto perché sto aspettando il mio autoregalo di compleanno, che è una super mega borsa firmata, ma vi farò vedere in un altro video. Comunque, io questo video su questa borsa l'ho già fatto in inglese, vi lascerò il link qui sotto se siete interessati a vederlo in inglese. Ho deciso di farlo anche in italiano perché non ci sono recensioni in italiano, quindi magari qualcuno che non capisce l'inglese non è in grado di capire i video al riguardo. E dunque ho deciso di farne uno in italiano. Allora, la borsa che sto utilizzando in realtà è uno zaino. È questo di Michael Kors, il modello si chiama Rhea ed è la taglia media, medium. Il colore è ultra pink, quindi un fucsia molto acceso. E come vedete ha delle fessure, ha una tasca qui davanti, doppia, qui c'è ancora la carta. Non l'ho mai utilizzata questa tasca, sinceramente, ancora. E più qua altre due tasche, una qui e un'altra qui dove tengo la maggior parte delle mie cose. Inoltre qui dentro, come potete vedere, qui tolgo un po' di cianfrusaglie, vedete qui ha una tasca interiore. Qui, che è imbottita, che è fatta per metterci l'iPad o un tablet. E inoltre qui c'è fuori una tasca con zip dove c'è anche il logo Michael Kors. Inoltre qui è un gancetto per attaccare le chiavi. Io sinceramente non l'ho mai usato. In tutte le borse Michael Kors che ho, lo trovo piuttosto inutile per quanto mi riguarda. Potrebbero anche non metterlo, però c'è chi lo trova molto comodo. Se siete abituati che lo vistate sempre per trovare le chiavi, non le trovate mai. Con questo le trovate subito. Ecco, allora, come recensione, allora, diciamo che è uno zaino dove ci sta l'essenziale e anche di più, però non molto di più. Quindi portafogli, io ho portafogli, una bottiglietta d'acqua, un ombrello, un cardigan leggero, ci stanno tranquillamente. Poi, come vi ho fatto vedere, ha più tasche, quindi potete dividere. Inoltre ha le spalline. Sono regolabili, io le ho regolate sul punto più stretto qua, quindi molto comodo, ve lo faccio vedere indossato. Indossato sembra più grande di quello che è in realtà. Comunque è molto comodo, soprattutto per andare a fare la spesa perché non hai le mani occupate tenendo una borsa a mano o magari un'altra colla che ti ingombra mentre fai le tue cose. Quindi questo io, lo zaino secondo me è perfetto per andare a fare la spesa e poi ovviamente per escursioni fuori porta. Ovviamente non è comparabile a uno zaino come dimensioni, le dimensioni non le ho misurate, però per dirvi non è che potete andare a fare trekking o andare in alta montagna con questo zaino. Se volete portarvi una giacca o qualcosa, questo zaino è troppo piccolo e poi anche è uno zaino elegante, è in pelle, in pebble leather si chiama, una pelle soffice, molto resistente, quindi anche che non si rovina con la pioggia.
adesso vediamo cos'è che ho all'interno del mio zaino, così vi fate un'idea di quello che ci sta. Allora, innanzitutto c'era questa agendina che ho tirato fuori per farvi vedere meglio lo zaino all'interno. Un'agenda che sinceramente io non uso molto le agende perché essendo a casa senza lavoro non ho molti impegni e quindi me l'hanno regalata in erboristeria, quindi ne ho anche un'altra, non sapendo dove metterla, ho detto vabbè, la metto nello zaino che non si sa mai che può servire a qualcosa. Come ho detto, io tengo tutto nella tasca principale, quella più indietro, ecco, sullo schienale. Allora, vediamo che c'è un ombrello pieghevole che ci sta comodamente, mascherina rigorosamente rosa, come potete capire a me piace il rosa, il fucsia. Un'altra mascherina. Questa dentro il sacchetto, quella che utilizzo di più, questa è più di riserva. Poi abbiamo questo portafoglio, sempre di Michael Kors, il modello è Lexington. Ve lo faccio vedere anche all'interno, inoltre ho fatto anche un video su questo, però sempre in inglese, ma ve lo linkerò comunque se vi interessa, se sapete l'inglese. Quindi vedete, ha molti slot per le carte, poi molte tasche perché ne ha una qua, un'altra qua dietro, qui, e qua ha tre slot, altri tre slot e una cerniera per dove metto tutte le monete. Poi altro portafoglio, questo tengo le mie carte di credito e i miei documenti di identità, quindi ho la patente, le carte di credito, la carta di identità, la PostePay, sempre di Michael Kors, questo Jet Set, il modello si chiama Jet Set. Non ho moltissimo, a dirvi il vero, in questa borsa perché non uscendo spesso, con la scusa del Covid, non ho neanche avuto tanto tempo per mettere dentro cianfrusaglie. Ho questi fazzoletti, come potete vedere, è un bello spalcapiente, tutta questa roba ci sta molto bene. Poi i miei occhiali da sole di Dolce Gabbana. Quindi anche con la custodia tranquillamente ci stanno, eccoli qua, questo modello. Poi ho una ricevuta delle poste che possiamo anche buttare perché tanto non mi serve più. Altri fazzoletti, uno scontrino del supermercato, e infine ho un pettine per pettinare i capelli, anzi direi che è il caso di utilizzarlo perché i miei capelli non stanno, li ho lavati 2 giorni fa e però già non stanno più. Ecco, questo è quindi tutto quello che ho e ci sta dentro comodamente, ancora avanza spazio, anzi adesso rimetto tutto dentro così vi faccio vedere meglio. Ecco, qui c'è l'etichetta. Vi faccio vedere dov'è. Ecco, se sono riuscita a leggere. Rea Zip. Il modello è Rea Polacca. Adesso rimetto tutto dentro, vi faccio vedere quanto spazio avanza. Ho buttato un po' dentro la rinfusa, però comunque vedete che ancora c'è un po' di spazio. Poi qua le tasche non le ho minimamente utilizzate, quindi c'è anche sempre questo spazio delle tasche. E anche la tasca davanti non l'ho utilizzata, solamente
Qua è una mantellina che mi ha lasciato la parrucchiera, che da riportare la prossima volta che vado. Quindi ho solo questo, quindi c'è ancora tutto lo spazio davanti e c'è anche questo spazio qua che io non uso molto e non è molto grande, però ci potete sempre mettere qualcosa magari del quale avete bisogno di avere accesso facilmente. Il cellulare non credo ci stia, visto le dimensioni che hanno i cellulari oggi, però non lo so, una chiavetta USB, una penna, ci stanno tranquillamente. Ecco, questa è la mia recensione sullo zaino Rea di Michael Kors. Spero vi sia piaciuta e se vi è piaciuta per favore mettete un mi piace e se vi piace il mio canale per favore seguitemi. Ci vediamo alla prossima, ciao!